ancora la nostra regina, la protagonista, la mozzarella di bufala campana. Dopo, prima di cominciare la nostra presentazione ufficiale, direttore, allora, intanto mi fa piacere che abbiamo cominciato parlando degli incredibili successi da un anno a questa parte, della risalita meravigliosa di questo prodotto. Allora, quindi anche da parte sua una battuta a commento di questo dato, comprovato anche dai numeri. Beh sì, poi bisogna considerare che rispetto ad altri prodotti è il prodotto che un dato sulla produzione coincide con il dato di vendita, per cui già questo è un elemento da tenere in considerazione. Sarà, io mi immagino già e siamo già concentrati per il futuro, perché il punto è di consolidare determinati mercati, determinati clienti, per cui bisognerà lavorare anche per questo, cioè per consolidare questo dato, anche per dare una sicurezza e una stabilità a tutto il settore, dagli allevatori fino ai trasformatori. Direttore, non l'abbiamo ancora affrontato oggi perché poi è quasi un classico, no? Uno va su internet e si informa. Che prodotto è la mozzarella di bufala campana DOP? Proprio raccontiamolo in modo generale per i nostri video ascoltatori. Raccontiamolo così in linea generale. Che prodotto è? Se noi lo dovessimo celebrare con tre aggettivi, ecco, che cosa diremmo? Lo dico da non campano, si sente anche abbastanza dall'accento. Mi dicono che sono un po' poco credibile a parlare di mozzarella con accento emiliano. Però no, è un elemento, lo dico anche dall'esterno, è una DOP, secondo me è una DOP per cui ha tutte le caratteristiche e gli elementi essenziali della DOP, dunque il legame col territorio, il rispetto del disciplinare e un sistema dei controlli che è stato già illustrato, ma soprattutto ha un legame visivo anche fortissimo con il territorio, cioè se ci pensiamo è una delle DOP che si contestualizza di più sul territorio, cioè se io vedo le bellezze del patrimonio culturale della campagna, della zona di produzione, c'è un legame visivo fortissimo, cioè il Vesuvio, la mozzarella, la Reggia di Caserta, la mozzarella, Pestum, la mozzarella, la costiera, cioè ci sono tutti questi che è una caratteristica, devo dire, molto molto specifica del prodotto mozzarella di bufala campana DOP, cioè questo è anche la stessa bufala come animale. Cioè, questa è una delle peculiarità, secondo me, come produzione a denominazione, ed è conosciuta e rinomata in tutto il mondo. Esatto, ha detto bene. È proprio il caso più eclatante in cui un prodotto si identifica chiaramente con il suo territorio e proprio questo binomio è conosciuto all'estero. Beh, è conosciuto insieme anche a tutto quello che circonda il territorio, il turismo, i beni culturali, cioè alla fine dei conti la mozzarella di bufala campana DOP, così come tutte le DOP, sono dei patrimoni culturali. Perfetto. Ultima cosa, siccome non ne abbiamo parlato prima, giusto per quei pochi che non conoscessero il consorzio, che cosa fa il consorzio, quando è nato, da chi è rappresentato? Proprio tre parole. Ma il Consorzio di tutela della mozzarella bufala campana DOP è riconosciuto, incaricato dal Ministero delle Politiche Agricole di svolgere attività di promozione, valorizzazione e tutela del prodotto. Per cui è composto da 102 soci, 1300 allevatori e rappresenta il prodotto. Si occupa di tutelarlo sul mercato, di svolgere attività promozionale e di valorizzazione del prodotto.